Glenda Mancini è l'autrice di L'uomo vittima di una donna carnefice, un libro nato da un importante lavoro di ricerca che analizza la violenza di genere della donna sull'uomo, un campo finora praticamente inesplorato. Voce all'autrice. Chi è Glenda Mancini e come nasce la sua passione per la scrittura? Allora, sono una ragazza di 24 anni che mi sono laureata in scienze dell'investigazione all'Aquila. Sì. E considerato che ho fatto una tesi un po' particolare, diciamo fuori dal comune, perché ho parlato della violenza delle donne sugli uomini, di pubblicarla, appunto con la Book Street. Questo libro si intitola L'uomo vittima di una donna carnefice. La copertina è molto forte, è un libro che ha fatto già parlare di sé, alcuni giornali ne hanno parlato, c'è stata anche un'intervista su Rete 8. È un libro che le ha procurato anche delle accuse, una di queste accuse è maschilismo, è stata accusata di maschilismo. Come si difende da questa accusa? Ma io penso che questa accusa non nasca dal non aver letto assolutamente, senza proprio nulla. Io ho anche notato che spesso i titoli degli articoli che mi riguardano citano ad esempio la donna contro il femminicidio, ma in realtà non è così. Il libro dice semplicemente che anche l'uomo può subire violenza, in quanto tale deve essere tutelato esattamente come la donna, perché può essere appunto vittima. Certo. È un concetto che, detto così, ecco, sembra banalissimo, che uno si chiede ma se bisogna riscrivere un libro, e io le dico che guardando le azioni è evidente che sì, c'è bisogno di parlarne tanto. Lei addirittura dice che sono gli stessi uomini primi ad avere una difficoltà a riconoscersi in questo ruolo di vittima. Sì, perché non si conosce che cos'è la violenza, perché se ci comunicano che la violenza è un attonamento fisico, punto e basta, è anche difficile non solo trovare una donna che fa violenza fisica, anche se ce ne sono, ma la percentuale è inferiore rispetto ovviamente agli uomini. Ma quello che invece più riguarda gli uomini, la violenza psicologica, che non conoscendola poi si fa riconoscerla. Ed è anche difficile per un uomo, considerata la società in cui ci troviamo, dire mia moglie è in picchia. Cioè, c'è una questione di virilità, di vergogna, non se ne parla con gli amici. E tra l'altro, quando, dalle testimonianze che ho ricevuto, quando ci si è presentati presso, ad esempio, gli sposi, no, ad accogliere le denunce, si sentono divisi, alcuni fanno parte come essere più schiavi, tipo la signora Bada, cioè, le reazioni non sono proprio quelle di niente dell'ascolto. Lei dice che, prima abbiamo parlato di guerra tra fazioni, no? Cioè, quasi come se si tentasse di mettere l'uomo contro la donna e la donna contro l'uomo, ma il suo obiettivo è tutt'altro, perché lei dice: io voglio combattere la violenza a 360 gradi, perfetto, che sia dell'uomo sulla donna o della donna sull'uomo. Però purtroppo le donne, alcune, questo non l'hanno capito, forse anche per il clima che si è creato a livello mediatico, in particolare negli ultimi tempi, a novembre c'è stata la giornata mondiale per la violenza sulla donna. Lei che cosa vorrebbe dire a queste donne? Ma sia, io vorrei dire questa cosa, sia alle donne estremamente femministe, diciamo, che agli uomini estremamente maschilisti, perché trovo che entrambe le posizioni siano errate e possano interpretare il mio libro in maniera diversa e sbagliata comunque allo stesso modo. Innanzitutto, cioè, io voglio tranquillizzare che questo non è un libro che punta a diminuire il fenomeno del femminicidio, cioè a me non mi interessa questo. Sì. Semplicemente ad allargare il concetto di violenza, che è stato ridotto ad una questione di genere e identificato nel genere maschile. E se per forza il carnefice deve essere l'uomo, allora la vittima rimane la donna. C'è una frase di uno studioso che si chiama Lenz, che dice: o qualcuno è vittima o qualcuno è uomo. Certo. E questa è la frase originale della tesi.
Com'era il titolo originale? O qualcuno è uomo o qualcuno è vittima. Questa tua posizione si intuisce anche chiaramente nell'intervista rilasciata a Rete 8. Non un genere contro l'altro, non l'uomo contro la donna, ma tutti uniti contro la violenza, contro qualsiasi tipo di violenza. Comunque io mi accorgo anche che c'è proprio una difesa, quando io parlo di, cioè quando mi chiedono di parlare del mio libro, solo perché sto parlando di violenza dell'uomo, allora chiamano l'esperta femminista, allora scrivono, mi fanno la domanda sul femminicidio, cioè danno per scontato che siccome sto parlando di violenza sugli uomini, allora deve essere per forza correlato il discorso del femminicidio e del femminismo, e non c'entra niente, cioè non è questo, perché se io sto parlando di infanticidio, sì, perché ti sto sminuendo la violenza degli uomini sulle donne? E così se parlo di violenza delle donne sugli uomini non sto sminuendo un fenomeno parallelo. Sì, c'è una levata di scudi proprio, ma lei si aspettava, sì, questo effetto? Assolutamente no, come non mi aspettavo questo tra virgolette successo, insomma, per niente. Cioè, mi sono resa conto dopo di quello che dell'importanza di quello che avevo fatto, veramente. Cosa è cambiato nella sua vita, prima e dopo l'uomo vittima di una donna carnefice? A livello pratico è esattamente niente, anzi forse niente, semplicemente ho avuto la felicità di provare la gratificazione per un lavoro che ho fatto, perché alla fine non è che mi reputo una persona di successo. L'uomo vittima di una donna carnefice di Glenda Mancini è acquistabile sul sito www.booksprintedizioni.it.